A tutti gli appassionati del sociale, una cordiale buonasera. Facciamo il punto oggi sul commercio della città di Sulmona, della Valle Peligna, sulle attività poste in essere da Confesercenti e Cescot. E lo facciamo intervistando il vicepresidente della Confesercenti della provincia dell'Aquila, Pietro Leonarduzzi. Buonasera e bentrovato. Buonasera a voi. E il direttore dell'officina dei Sapori Cescot di Sulmona, Angelo Pellegrino. Buonasera, bentrovato anche a lei. Buonasera, un piacere. Allora, cominciamo dalla fine per poi andare a ritroso. La notizia più fresca è quella dello spostamento del mercato di Piazza Garibaldi nella zona del Tribunale nel periodo della giostra cavalleresca. Un incontro con il commissario Guetta, con le associazioni, è arrivata l'intesa. Ci sarà qualche modifica nell'assegnazione dei banchi, che la modifica che hanno chiesto gli ambulanti. Quindi sarà un mercato di qualità quest'anno sotto giostra? Sicuramente. Intanto un grazie al commissario Comi Sulmona, alla dirigente e ai vigili urbani, i quali si sono adoperati per elaborare un progetto accogliendo le nostre osservazioni poste lo scorso anno. Quindi è stato confermato lo spostamento del mercato in via Papa Giovanni XXIII, quindi verrà ampliato lungo quella strada, verranno eliminate alcune incertezze che c'erano, quelle complicazioni che hanno portato qualche disagio a alcuni ambulanti. Quindi sicuramente ci sarà un mercato di qualità. Il criterio dell'anzianità sarà rispettato, diciamo che era questo, no? Il problema principale che hanno sollevato poi gli esercenti, perché ci vuole una ripartizione equa e giusta dei posteggi. Questo sarà sicuramente il prossimo problema che andremo ad affrontare la prossima settimana con gli ambulanti. È previsto un'assemblea in questa sede. Ecco, noi abbiamo parlato, stiamo parlando del mercato sotto giostra, però il mercato merita un'attenzione anche nella sua ferialità, nella quotidianità, cioè del mercoledì e sabato in Piazza Garibaldi e in tutte quelle aree della città, perché poi Confesercenti e Cescot pensano a un mercato anche più allargato se non quotidiano. E sappiamo che in tal senso i dati sono molto negativi. 90 ambulanti hanno fatto le valigie perché Piazza Garibaldi non è una piazza più ambita, cioè ha perso il potere d'acquisto. Che cosa è successo? Beh, intanto il mercato di Sulmona è uno dei più antichi d'Italia e diciamo più che il mercato di Sulmona, il mercato era del territorio. Se andiamo qualche anno indietro, diciamo le casalinghe, i cittadini dei paesi limitrofi scendevano nel nostro mercato per fare i propri acquisti, dove c'erano anche i contadini che venivano a vendere i loro i loro prodotti e poi con l'incasso della giornata lo spendevano allo stesso mercato per acquistare, diciamo, le scarpe, gli indumenti per i propri figli. Quindi c'era questo scambio economico e oltre allo scambio economico c'era anche, diciamo, uno scambio sociale, quindi nel mercato di Sulmona si venivano a conoscere gli eventi del territorio. Diciamo che cosa è accaduto in questi ultimi anni? Sono stati tanti fattori che hanno influito sulla parte negativa del mercato. Sono cambiate le abitudini dei cittadini, probabilmente molte casalinghe non scendono più nel mercato in quanto fa più comodo andare nei centri commerciali. Poi il problema maggiore è che il mercato di Sulmona ha perso di competitività, è definito uno dei mercati più poveri. Quindi soprattutto sotto i periodi festivi, quello che dovrebbe essere il periodo più vantaggioso economicamente, molti ambulanti abbandonano la piazza, il posteggio di Sulmona e vanno in territori un po' più ricchi, tipo Castel di Sangro, Roccaraso, centri turistici. E un altro fattore che influisce negativamente nel mercato di Sulmona, come accennavi tu, molte postazioni sono state abbandonate negli ultimi anni. E quindi questi puntualmente vengono occupati dai spuntisti e là sono purtroppo un fattore che non si riesce a controllare perché questi arrivano all'improvviso, non conosciamo la tracciabilità della loro merce, non sappiamo se questi sono regolari con i contributi INPS e INAIL e quindi si va a innescare, diciamo, una concorrenza sleale che sta creando una reazione negativa da parte dei nostri ambulanti.
Da tanti anni stiamo sollecitando le varie amministrazioni di portare avanti il progetto di ristrutturazione del mercato di Sulmona. Purtroppo, diciamo, la precedente giunta non è riuscita a portare a termine questo progetto, un progetto, diciamo, già condiviso con i nostri ambulanti, deve essere solo portato in giunta e essere approvato. Effettivamente sì, perché poi Commesercenti e CESCOT hanno sempre chiesto nella lotta agli spuntisti di adottare un regolamento comunale ad hoc, di dar vita alla ristrutturazione del mercato di Piazza Garibaldi. È stato chiesto anche all'ex amministrazione, poi però per ovvi motivi non è stato fatto. Non so se il mercato deve essere, diciamo, al centro o comunque all'interno dell'agenda politica degli amministratori che verranno. Ma sicuramente noi nel nostro documento che andremo a presentare ai vari candidati sindaci ci sarà anche, diciamo, la ristrutturazione del mercato e non solo quello naturalmente, perché poi chiederemo anche un nuovo calendario delle fiere, cioè noi dovremo avere le fiere tematiche di qualità, quindi alzare il livello, perché Sulmona merita altro. Bene, parleremo del documento, delle proposte che verranno sollevate da Confesercenti e CESCOT ai candidati sindaci, perché in città, come sapete, siamo in piena campagna elettorale, atmosfera elettorale. Ora con Angelo Pellegrino facciamo un po' il punto sui lavori del tavolo delle opportunità che si è costituito recentemente, chiamando a raccolta le forze imprenditoriali, le associazioni del territorio. Una concertazione è stata avviata anche con le figure istituzionali dell'assessore regionale alle aree interne Andrea Gerosolimo, il presidente della provincia dell'Aquila, la senatrice Paola Pelino. E dunque questo tavolo mira al rilancio economico del territorio. Di cosa si è occupato fino adesso? Si è occupato innanzitutto di individuare, le ragioni stesse di una strategia che deve essere comune e concordata, quindi il pubblico con il privato si deve sposare tranquillamente, andare a nozze, come si dice, per avere una strategia che porti, secondo quello che sta sostenendo il tavolo, al riconoscimento della Valle Peligna e delle zone limitrofe come area di crisi complessa, comunque area di crisi interna. Che dovrebbe essere l'unico strumento che può portare risorse nuove, sono quelle risorse che servono per i nuovi investimenti e per attrarre l'interesse anche di imprenditori che non sono della zona. Quindi, se vogliamo fare in modo che cresca anche l'interesse e l'attrattività di questo territorio, occorre che il territorio abbia a disposizione delle risorse concrete da spendere per investimenti artigianali e industriali. Ecco, il vicepresidente della Regione Giovanni Lolli, proprio presentando i termini del bando FAS qui a Sulmona, ha dato l'annuncio della Valle Peligna, riconosciuta per il momento come area di crisi semplice. È un primo passo o si mira comunque all'altro riconoscimento? È il primo passo. Io so che stanno lavorando sia il Presidente della Provincia che lo stesso Assessore Lolli, credo anche la Senatrice Pelino, a questa possibilità comunque di fare in modo di tendere all'area di crisi complessa, anche se insomma in questa circostanza la problematica diventa più ampia perché insomma bisogna che siano più province interessate, addirittura più regione, come è accaduto nella Val Vibrata, dove l'interesse tra la provincia di Teramo e la provincia di Ascoli Piceno hanno portato al riconoscimento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico come area di crisi complessa di quella zona. Ma noi non siamo da meno come in crisi nella Valle Peligna. Si tratta solo di vedere come è possibile inquadrare il territorio nel sistema di più risorse per avere più risorse attraverso l'area di crisi complessa. Io credo che l'orientamento sia dei parlamentari che degli assessori e comunque altri responsabili degli enti pubblici sia questo, di tendere all'area di crisi complessa. Certo, poi va detto che nell'iter, che non è certamente rapido e veloce, devono sussistere dei detrattori ambientali e industriali perché la Valle Peligna possa essere riconosciuta come area di crisi semplice. L'appello però partì proprio da Leonarduzzi a Onda TG. Serve un intervento immediato, no? Disse lei, per ridare ossigeno al territorio. Se purtroppo i tempi sono molto corti, il territorio si sta spopolando, molte aziende, soprattutto a livello artigianale, stanno
stanno chiudendo botteghe, molti di questi hanno riconsegnato la partita IVA, altri si sono trasferiti, in particolare sulla costa. Purtroppo le aree interne si stanno spopolando, quindi non è un problema che riguarda solo la Valle Peligna, è un problema nazionale, forse europeo. Purtroppo per scelte strategiche, non lo so, la popolazione si sta concentrando sempre di più nelle metropolitane. Quindi cosa succede? Che le aree interne si vanno sempre più impoverendo, sono anche un po' distratte dalla classe politica, si vanno concentrando lungo la costa, quindi anche le risorse economiche vengono investite lungo la costa. Quindi servono un'azione di retromarcia, diciamo, bloccare, diciamo, questo spopolamento e individuare dei progetti, dei finanziamenti per fermare questa emorragia. Ogni tanto qualche segnale di speranza c'è da parte di chi vuole investire sul territorio, però a conti fatti sicuramente saranno di più le saracinesche che si abbassano rispetto a quelle che si alzano. Non so se avete contezza di questo. Abbiamo contezza di questo, ne abbiamo parlato anche con l'assessore Gerosolimo, che comunque si è dichiarato disponibile a sostenere comunque la ripresa dello sviluppo di questo territorio. E, tra l'altro, essendo assessore, per riagganciarmi a quello che ho detto prima, assessore alle aree interne, lui è uno di quei soggetti, dicevo prima, pubblici, che spingono comunque a dare un senso agli investimenti in questa zona. Per quanto riguarda le saracinesche, continuano a chiudere, è allarmante, a livello nazionale è ancora più significativo, e tant'è che ci ha portati questa crisi, questo abbassamento della saracinesca, a una proposta che abbiamo elaborato con il vicepresidente Leonarduzzi, che è quello di sviluppare un progetto che è quello dei negozi a tempo, quantomeno per riaprire temporaneamente i negozi e comunque per sperimentare sul territorio comunale una sorta di agevolazione fiscale che possa permettere sia ai proprietari di immobili, sia a chi vuole aprire queste attività anche in termini parziali di tempo, gli sia data appunto la possibilità di non eccedere nei costi vivi, che sono quelli soprattutto delle imposte e tasse comunali. Quindi si parla di questo sviluppo e si parla comunque, e noi lo ripetiamo da tempo, del fatto che il Comune debba dotarsi di un piano di marketing urbano affinché il territorio comunale diventi di nuovo attrattivo, proprio nel senso che dicevamo prima della gente che perde anche l'attrattività del mercato, cosa che invece noi diciamo che debba essere invertita come tendenza. Anche perché io facevo una battuta negli ultimi tempi, anche nell'ultima riunione che abbiamo fatto in Comune, è nato prima il mercato di Sulmona che la città dell'Aquila, cioè in termini storici è una cosa importantissima, tant'è che noi stiamo cercando di proporre all'amministrazione regionale, al governo regionale, di introdurre in maniera significativa il discorso dei mercati storici, perché questo poi deve portare anche a un sostegno economico e finanziario da parte della regione stessa. Perché diciamo questo? Perché l'attrattività, se era stata riconosciuta nel 1232-39, adesso non mi ricordo bene la data, Federico II disse che Sulmona doveva essere una città che doveva ospitare una fiera significativa, che era la città più a nord del Regno di Sicilia, soprattutto in funzione del proprio prodotto, in quel caso era la lana, perché c'erano gli allevamenti, e quindi si vendevano lane pregiate, addirittura stoffe pregiate e seta. Nello stesso periodo, e questo noi portiamo a sostegno del mercato storico di Piazza Garibaldi, anche il fatto che in quel periodo si sviluppava anche l'attività artigianale degli orafi, tant'è che Sulmona fu dotata da Federico II sempre di un sigillo che era il marchio di qualità, che si chiamava Sul, una cosa del genere, e quindi già da allora si pensava al marchio di qualità, e noi insistiamo, poi vediamo se possiamo ancora contribuire a questo dibattito con i candidati sindaci affinché il Comune si doti del registro delle denominazioni comunali per dare un sostegno ai prodotti tipici e tradizionali locali. Quindi parte, diciamo, da Confesercenti e Cescot questa idea di riconoscere il mercato di Sulmona, mercato storico, se ho capito bene. Mercato storico, proprio in funzione di questa data che veramente è notevole perché il Regno di Sicilia, oltre Messina chiaramente dove era
la capitale del regno, aveva queste cinque province significative nel continente e Sulmona era una delle città principali del regno già all'epoca, e già all'epoca si puntava sul territorio, dello sviluppo della qualità dei prodotti. Se associamo a questo discorso del mercato storico anche l'altro aspetto significativo della giostra cavalleresca, che ha veramente un senso storico, culturale e turistico notevole per questa città, e non solo, perché sono eventi che riguardano l'intero territorio regionale, possiamo veramente fare un discorso di attrattività anche turistica e non solo. Bene, tornando al discorso negozi che aprono, negozi che chiudono, ultimamente questo si è focalizzato di più nel centro storico, c'è ancora questa differenza, centro storico sud, centro storico nord, non so se si può ancora fare, perché purtroppo questo fenomeno negativo poi si sposta in tutta la città. Noi sappiamo che anche nella zona tribunale non hanno abbassato le saracinesche attività storiche. Purtroppo sì, quindi il discorso non si va più a concentrare lungo Corso Video e il discorso si è ampliato in tutta la città. Ci sono diversi negozi storici, ultimamente proprio di fronte al tribunale, non faccio il nome, che dopo circa 30 anni di attività ha chiuso i battenti. Quindi il segnale è molto grave, perché purtroppo non c'è più il potere d'acquisto. Tornando invece al centro storico da riqualificare, proprio recente l'appello di un'associazione sul Monafa Centro che ha commercianti, residenti, portatori di interessi, dice: noi abbiamo bisogno di nuove idee per rivitalizzare, riqualificare il salotto della città. Sappiamo che come esercenti Cesco in tal senso hanno dato tantissimi, no, contributi. Si parla di decoro, si parla di un biglietto da visita per i turisti, però se non ci sono le imprese, il decoro poi che fine fa? Il problema del centro storico di Sulmona è un problema molto vasto, cioè problematiche, cioè non accetto neanche diciamo commentare e discutere, racchiudere diciamo il centro storico intorno a pochi commercianti. Io penso il problema è molto più vasto, dovremmo riportare anche una parte dei residenti nel centro storico di Sulmona, oppure riportare i turisti ad acquistare nel centro storico di Sulmona, perché non è con una serie di serate, di feste risolviamo il problema del centro storico di Sulmona. Il centro storico di Sulmona deve tornare ad essere vissuto a tempo pieno, 24 ore su 24 ore. Cosa significa? Fare dei progetti, fare dei investimenti e incominciare dagli stessi commercianti, cioè gli stessi commercianti si devono adottare il centro storico di Sulmona. Quindi non possiamo sempre pretendere che l'amministrazione, la classe politica si inventi un finanziamento per tamponare qualche serata, qualche evento. Diciamo il progetto deve essere un po' più complesso, quindi coinvolgere l'imprenditoria, le banche e gli stessi commercianti, quindi fare un progetto un po' più complesso. Se possibile facciamo un rapido accenno a questo documento, che poi sarà sottoposto all'attenzione dei candidati sindaci delle prossime elezioni amministrative a Sulmona. Sono 40 pagine, quindi insomma non vogliamo darvi la buonanotte in tal senso, però qualche spunto, quale sarà il contenuto, quali punti, no, voi riporterete all'attenzione di chi si candida e prenderà in mano il governo della città? Innanzitutto abbiamo ripreso tutto il documento che riguarda il patto per le città che abbiamo presentato lo scorso anno, e da là ha preso spunto questo documento. Abbiamo cercato di essere più chiari possibile, abbiamo inserito poi dei nuovi argomenti, tra i quali anche un finanziamento di cui il Comune dovrebbe dotarsi, che è quello di agevolare le imprese giovani per riqualificare anche il centro storico e per riportare i negozi in centro, che è quello di una sorta di microcredito per sollecitare la nascita di nuove attività. Questo piccolo sacrificio che il Comune potrebbe fare rispetto a quello che può fare la Regione ed altri soggetti potrebbero dare uno spunto a questo. A tutto questo documento così grande, però alla fine i contenuti andrebbero maggiormente sviluppati, c'è anche il discorso della esigenza di dotare la città di un centro fieristico che è utile a tutte le attività produttive del territorio, perché poi si presenta a una platea più ampia ciò che si offre sul territorio. Il centro fieristico non è solo una moda o solo una cosa di dotarsi di una struttura fine a se stessa, no, il centro fieristico è quello che può essere in grado di sviluppare
maggiore attrattività al territorio, cioè un luogo in cui non si espone soltanto, ma si vende il prodotto del territorio, o addirittura si vende il territorio. Questo il comune può farlo d'intesa con il nucleo industriale, comunque con l'agenzia regionale che gestisce queste aree. Ne ha bisogno, indipendentemente adesso dalla crisi dell'artigianato, dell'industria, gli opifici che chiudono, però potrebbero anche riaprire in funzione di quel discorso delle aree interne che stavamo facendo. E comunque si sollecita l'amministrazione comunale a dotarsi di uno strumento, il cosiddetto documento per lo sviluppo del territoriale, quindi comprende il marketing territoriale, lo sviluppo turistico, quindi una serie di azioni che possano fare in modo di produrre quell'interesse anche a riportare le cosette saracinesche alzate sul centro storico, perché per quanto ci riguarda il centro storico, parliamo come associazione, non è soltanto Corso Ovidio e le piazze e le aree limitrofe. Per noi Sulmona, per come è caratterizzata, per come è composta, è interamente da ritenere centro storico, non solo quello dentro le mura, ma anche quello all'esterno. Quindi è un'azione sinergica che punta al cosiddetto interesse multiplo, dove possono partecipare le banche, dove possono partecipare anche altri soggetti, per rilanciare questo territorio. Mi rendo conto che il Comune potrebbe dire le risorse sono poche, le rimesse dello Stato sono inferiori, diminuiscono le entrate per l'IMU, diminuiscono, però noi lanciamo in questo documento anche l'altro allarme, che è quello di ridurre la tassazione sulle imprese. Questo perché? Perché se si eccede sulla tassazione, poi tra quello dello Stato e quello della Regione e quello del Comune, è veramente un eccesso di notevole entità, tant'è che si parla di un 50% a livello nazionale di questa tassazione, per fare un'azione proprio per la salvaguardia degli esercizi di vicinato, perché da qui a 5 anni, o massimo 10, 5.000 comuni in Italia perderanno tutti i negozi che sono significativi per questi piccoli centri, che vanno dalla farmacia al negozio di generi alimentari e altre cose di questo tipo. Avremo dei comuni, compreso Sulmona, nonostante che supera i famosi 5.000 abitanti, che supera qualunque tipo di valutazione, in quanto se si continua a chiudere si perdono significativi centri di attrazione, quindi anche servizi sociali, perché oggi l'esercizio di vicinato ha funzione sociale, quindi non possiamo permetterci di perdere anche questo, insomma. Questa è la logica del nostro documento, oltre a rilanciare poi, come ho detto prima, il sistema del riconoscimento delle denominazioni comunali, ma anche la ripresa del discorso dell'informazione turistica che possa passare anche attraverso altri soggetti, quali era la proposta del 2013, che era quella di dotare il Comune di un infopoint fatto attraverso la coniugazione degli interessi delle edicole con gli interessi turistici dello stesso Comune. È tutto un insieme di cose da sviluppare. Io spero che chi sarà candidato abbia interesse ad approfondire questo documento che noi presenteremo ufficialmente in una data che stiamo valutando con il Presidente nel mese di maggio. Quindi un contenitore ovviamente da prendere in considerazione, perché gli spunti, no, per il progresso, per la crescita economica, anche turistica della città di Sulmona, poi sono notevoli in tal senso. Chiudiamo facendo un accenno alla sede della CESCOT, alla sede della Confesercenti. Abbiamo sentito degli allarmi, ci sono, non ci sono, restano, non restano, ma mi sembra di capire che sono in funzione. Beh, per me è stata una grande bufala. La Confesercenti, CESCOT e il CAT sono presenti nel territorio, stanno facendo dei grossi investimenti. Proprio ieri abbiamo fatto una giunta per definire il nostro progetto. Noi abbiamo, in questi ultimi tempi, abbiamo fatto un'analisi. Le aziende nel tempo sono cambiate, hanno nuove esigenze, quindi noi siamo stati così responsabili di ristrutturare tutta la nostra organizzazione. Quindi se fuori da questa sede qualcuno si è voluto divertire a fare qualche commento gratuito, lasciamo stare, insomma. Anche i corsi, no, della CESCOT
Per imparare un mestiere, poi con un attestato spendibile sul mercato del lavoro vanno avanti. I dati ci dicono che oltre l'80% dei corsisti poi trova lavoro non solo qui sul territorio, ma anche all'estero. Non so se è corretta questa analisi. L'analisi è corretta, è correttissima, anche perché posso dire che negli ultimi tempi siamo stati costretti, ma piacevolmente, nel fare attestati anche in lingua inglese, perché adesso insomma, questi attestati sono spendibili in quanto è valida la scuola. Diciamo la verità, Sulmona ha una grandissima scuola di eccellenza in questo senso del settore alimentare, e quindi l'attestato, in quanto la scuola è conosciuta e riconosciuta, è valida a tutti gli effetti. Chiaramente la nostra scuola ha l'obiettivo di insegnare un mestiere, ci si affida molto ai nostri laboratori, ai nostri docenti, ma soprattutto alla grande volontà dei giovani di imparare per mettersi in discussione nel mercato del lavoro, perché il mercato del lavoro va aggredito, non si deve aspettare che qualcuno ci venga a cercare. Questo è un messaggio che mando sempre ai giovani. Quello che dobbiamo dire è che il ragazzo, il giovane, ma anche chi ha perso il lavoro, un ultra 45enne o 50enne, che vuole rimettersi in discussione e rientrare nel mercato del lavoro, deve avere l'obbligo verso se stesso di imparare, acquisire nuove competenze o di manutenere le competenze che già ha per poter aggredire il mercato. Altrimenti nessuno si sogna di venire a prendere Angelo Pellegrino o Piero Leonarduzzi per fare una cosa. Queste cose vanno certificate, noi certifichiamo queste capacità acquisite e queste competenze acquisite grazie a un catalogo che abbiamo arricchito anche ultimamente con il discorso dell'attività obbligatoria per esercitare l'attività di amministratore di condominio, oltre a rilanciare il sistema delle attività obbligatorie che vanno dalla sicurezza sui luoghi di lavoro fino ai corsi abilitanti per esercitare un mestiere per il quale c'è l'obbligo di un attestato regionale. È evidente che di questi tempi non è il lavoro a venire da noi, ma siamo noi che dobbiamo andare verso il lavoro. Sembra un passaggio quasi scontato, però che è stato ovviamente appena ribadito. Bene, io direi che per questa sera ci fermiamo qui, poi ci ritroveremo proprio quando questo documento di Commesercenti e CESCOT sarà presentato ufficialmente ai candidati sindaci e continueremo a monitorare la situazione economica di Sulmona e del territorio. Grazie per questa sera a Pietro Leonarduzzi. Grazie a voi e buona serata. Grazie anche ad Angelo Pellegrino. Grazie, buona serata a tutti. E grazie al nostro pubblico, al quale do appuntamento per la prossima settimana, sempre su Onda TV con la nostra rubrica sociale. Buona serata a tutti.